Some 8,200 members of the Neo-Catechumenal Way met with Pope Francis in the Paul VI Hall at the Vatican. Among them were 250 families celebrating a particularly special event. Saranno inviati al Santo Padre Papa Francesco, richiesti dai vescovi, le missio agentes del cammino neocatecumenale. Sono famiglie che dopo anni di iniziazione cristiana nelle loro comunità e parrocchie si offrono per formare un implantato ecclesia tra i non credenti. Among the 250 families were more than 600 children. They are now leaving their home, jobs, and schools to move to places where there are no Christians. Interestingly, this group was decided by fate. L'abbiamo fatto a sorte, a sorteggio. Allora, diciamo, la missione agente di Islandia, a Reykjavik. Allora io tiro fuori un cesto, hanno messo le famiglie che volevano andare da tutte le parti. E ho detto, la famiglia tal, sei disposto ad andare a Islandia? Sì, tutti hanno detto di sì. The Pope thanked them and reminded them about what their mission will be in faraway countries. Con un mandato per evangelizzare i non cristiani. I non cristiani che mai hanno sentito parlare di Gesù Cristo e i tanti non cristiani che hanno dimenticato chi era Gesù Cristo. Chi è Gesù Cristo? Non cristiani battezzati, ma ai quali la secolarizzazione, la mondanità e tante altre cose hanno fatto dimenticare la fede. Svegliate quella fede. He thanked the Neo-Catechumenal Way for the good that it does for the Church. For example, it is the Catholic institution with the most seminaries. More than 2,000 priests are currently studying at 103 of their seminaries across the globe. La celebrazione eucaristica in piccole comunità dopo i primi vespri della domenica. La celebrazione delle lodi in famiglia nel giorno di domenica con tutti i figli. E la condivisione della propria fede con altri fratelli sono all'origine dei tanti doni che il Signore ha elargito a voi, così come le numerose vocazioni al presbiterato e alla vita consacrata. The most exciting moment was the blessing of the crucifixes. 31 priests will bear them during their new missions. First, the Pope blessed them and delivered their crosses. E fa che quanti le porteranno davanti agli uomini, sì. Then he embraced them one by one. Before finishing, Pope Francis personally thanked several families who were about to depart. According to its latest figures, there are about 1,100 neo-catechumenal families in mission across the world.